102.5. In diretta 24 ore su 24. In radiovisione. Andiamo a pagina 17 del Corriere della Sera, ma la notizia è riportata un po' ovunque questa mattina, la questione dei medici picchiati all'Umberto I, e poi subito un virgolettato, ora i poliziotti nelle corsie. Purtroppo la tematica non è nuova, di questo argomento si è già parlato, queste cose sono già accadute. Adesso ci sarebbero anche queste ipotesi di portare i poliziotti davvero in questi luoghi, aprire punti di polizia, perché sembra che i vigilantes privati non siano un deterrente sufficiente, Davide. Sì, allora però interroghiamoci sulla causa. Naturalmente è evidente, il medico dei medici devono poter lavorare, ci manca solo che debbano. Già corrono dei rischi enormi al pronto soccorso, perché non dimentichiamoci che esiste poi tutta un'attività giudiziaria sulla responsabilità del medico, per cui da una parte ti fai in quattro per salvare le persone, per fare il tuo mestiere, e dall'altra corri anche dei rischi di quel tipo, oppure picchiati, oppure è eccessivo. Ma perché questo capita? Perché nel pronto soccorso si lavora moltissimo, si lavora molto bene, ci sono gente che lavora H24, tutto 24 ore su 24 per rendersi utile agli altri, ma sui pronto soccorso si scarica una quantità eccessiva di richieste di assistenza. In parte sono persone anziane, che specialmente d'estate con le feste comandate aumenta anche la solitudine di fronte a qualsiasi problema, a qualsiasi dubbio, a qualsiasi spavento, paura, si va al pronto soccorso e lì che fai? Li tieni lì fermi, li accudisci, però è chiaramente una situazione molto precaria. E poi ci sono quelli che vanno a farsi visitare al pronto soccorso. Perché si vanno a fare visitare al pronto soccorso? Perché sono pressoché spariti i medici di base. I medici di base una volta erano dei liberi professionisti che venivano retribuiti sulla base delle visite che facevano, e se facevano la visita a casa prendevano di più dalle mutue di quanto non prendessero facendo la visita in ambulatorio. Non vi chiedo di leggere dotti libri che pure esistono con numeri precisi su queste cose. Andate a rivedere Il medico della mutua col grande Alberto Sordi ed è tutto spiegato lì. Correvano, si facevano la concorrenza per arrivare prima della collega a casa del malato. Li avete più visti? No, perché la riforma sanitaria li ha trasformati in persone d'ufficio, cioè vengono pagati sulla base del fatto che hanno quella mansione lì, e qui se li vai a trovare bene, se è aperto bene, se non è aperto pazienza, dove vai? Al pronto soccorso. Quelli che che sono lì solo per farsi visitare aspettano molto a lungo. Tra quelli che aspettano molto a lungo c'è qualcuno che è in civile e alza le mani. Ma mettiamoci pure i poliziotti, ma chiediamoci se questo modo di organizzare l'assistenza sanitaria è sensato. A me parrebbe utile mettere mano a quello e restituire ai medici quella libera professione che all'epoca del professor Terzilli, se non ricordo, sì, il professor Terzilli rendeva bene, diciamo, il servizio al cliente. Davide, stamattina su Repubblica, nelle pagine interne, c'è una pagina